Ben ritrovati e benvenuti, ben ritrovati a chi ha già seguito qualche incontro legato alla riflessologia e benvenuto a chi invece per la prima volta si interfaccia in questo mondo così interessante da scoprire. Questa volta parlerò sempre di problematiche legate alla pelle e quindi ho scelto di parlare di verruche e di ragadi. Sono due manifestazioni cutanee che possono manifestarsi sia a livello podalico, sui piedi, ma anche in altre parti del corpo. Noi guarderemo più l'aspetto legato ai piedi, visto che parliamo di riflessologia plantare. E per quello che riguarda la verruca, tanti di noi hanno fatto l'esperienza di avere questo sintomo fastidioso che però, come tutti i sintomi, se osservato, accolto e compreso, ci può dare degli spunti di osservazione e ci può essere d'aiuto come per migliorare la nostra vita, come se fosse un segnale che ci dice che qualcosa non va. Quindi delle verruche tante volte abbiamo paura di prenderle, è diffusa l'informazione che non è sbagliata in assoluto, ma rimane limitata a se stessa, è diffusa l'informazione che negli ambienti umidi, perciò nelle piscine, negli spogliatoi, bisogna stare molto attenti per non venire a contatto con le verruche, che è un'infezione virale che se il nostro sistema di difesa, il nostro sistema immunitario è ben messo, non dovrebbe assolutamente procurare nessun disturbo. E di per sé comunque le verruche non sono assolutamente pericolose, non bisogna averne paura. Però a volte queste manifestazioni ci affliggono, diciamo. E che cosa dobbiamo osservare? Intanto è importante magari osservare dove si manifestano, perché dove si manifestano in qualche modo parlano di quella parte del corpo che indica qualche cosa. Per esempio, le mani a livello analogico e non solo sono legate al fare, all'azione, ci permettono di fare tante cose. E quindi nel momento in cui queste manifestazioni colpiscono le mani, forse dobbiamo pensare a tutto quello che facciamo e come agiamo e quali sono le funzioni delle nostre mani. I piedi invece ci permettono di sostenerci, ci permettono di procedere nella vita e la manifestazione, a seconda di dove si manifesta, ci può dare delle indicazioni. Quindi, abbiamo visto nelle volte precedenti, avevo dato questa informazione, ma la ripeto per chi non aveva seguito la diretta precedente, che la parte plantare del piede è la parte non visibile. E quindi già questo ci dà qualche informazione. Se la verruca, come spesso succede, avviene nella zona plantare del piede, si manifesta in una zona non visibile. È qualcosa che teniamo, che possiamo pensare di tenere nascosto. Le verruche, dal punto di vista analogico, possono esprimere una parte di noi che non mostriamo. Entrano nella profondità della nostra pelle e si insediano. A volte creano anche un disturbo, fanno male. Ci impediscono magari di camminare senza sentire un fastidio, senza sentire un dolore e quindi anche questo ci può far pensare se c'è qualcosa legato a un evento che ci ha fatto soffrire e di cui magari non abbiamo manifestato, lo abbiamo tenuto un po' occulto, un po' nascosto. Quindi se si manifestano sul dorso del piede, la parte più visibile, è la parte che mostriamo di più. Se invece si manifestano sulla pianta, abbiamo detto che è la parte che teniamo più nascosta. Ma anche nel piede, visto che il piede sappiamo che riflette tutto il nostro corpo, è il nostro mondo riflesso,
a seconda di dove si manifesta, può darci ulteriori indicazioni. Abbiamo detto che la parte alta del piede, quella legata alle falangi, alle dita, è la parte più legata al mondo razionale, legata più al mondo mentale. Molto spesso le verruche in questa zona si insediano proprio tra le dita. Allora possiamo pensare che non c'è una manifestazione rispetto magari a un pensiero che abbiamo fatto, magari qualcosa che abbiamo tenuto nascosto, di cui magari proviamo anche un senso di vergogna. Se invece la manifestazione avviene nella parte bassa del piede, nella parte del tallone, il tallone è la parte più legata, diciamo, all'energia yin, è legata più alla terra. In questa zona, dal punto di vista riflesso, abbiamo i genitali come zona riflessa e tante volte potrebbe essere che le verruche si insediano proprio a livello del tallone, come in qualche modo a parlare di una zona, ad esprimere una zona di cui noi magari abbiamo un nostro mondo nascosto, non ben espresso. Se ci fate caso, molto spesso le verruche, si manifestano in una ben determinata, fase della vita. Si manifestano sempre, ma nell'infanzia e nell'adolescenza molto spesso bambini e adolescenti vengono segnati da questa esperienza, proprio perché in qualche modo potrebbe essere un momento, per quello che è anche la mia esperienza di persone che ho visto con questo tipo di caratteristiche, un momento della vita di una persona in cui prova una serie di anche pulsioni rispetto all'aspetto sessuale, però poi prova anche vergogna rispetto a questo. E tante volte in adolescenza le verruche sono più manifeste, succede più spesso. Qual è l'approccio che abbiamo rispetto a una manifestazione? Sappiamo che la pelle rappresenta il confine. Confine ed è una barriera di protezione tra quello che è il nostro mondo interiore e quello che è il mondo esteriore. E quindi tutte le manifestazioni cutanee esprimono una ben determinata caratteristica. Come abbiamo visto la volta scorsa, le callosità in generale esprimevano un'eccessiva protezione, come le micosi invece un'aggressione a farci parassitare. La verruca in qualche modo è qualcosa che si insedia profondamente dentro di noi e si nasconde, dando un disturbo, dando magari un dolore o un fastidio. È perciò una parte che occultiamo. Sarebbe interessante, nel momento in cui si manifestano, porci delle domande. Intanto comprendere dove si sono manifestate e poi quando. In che modo si sono manifestate, in che fase della vita, in che momento, per cercare di comprendere non soltanto l'aspetto sintomatico e superficiale di questa manifestazione, ma comprenderne il significato più profondo. E quindi cercare di andare a risolvere la problematica alla causa, che è quello che ci interessa soprattutto. Nonostante il disturbo che possiamo avere. Non dobbiamo pensare solo di liberarci di quel sintomo, di quel segno che ci indica qualche cosa di prezioso. Quindi, per quello che riguarda le verruche, vi invito a osservare se ne avete fatto l'esperienza in passato, andare magari a pensare qual era il momento della vostra vita, come si sono manifestate e come si sono risolte, perché tante volte l'approccio sintomatico di risoluzione a queste manifestazioni non dà buoni risultati, sia quando si agisce proprio a livello anche dermatologico, magari con l'azoto, sono recidivanti e quindi magari si ripresentano, e sia quando magari utilizziamo dei rimedi più naturali, più casalinghi, che non danno lo stesso risultato. Tante volte un cambio interiore, un cambio emotivo
fa risolvere la problematica in modo risolutivo, che è quello che ci interessa di più, per poter migliorare la nostra vita e comprenderne i segnali che tutti i giorni ci dà. Un'altra manifestazione di cui volevo parlare era la ragade. Le ragadi sono dei tagli profondi che si possono manifestare in tante parti del corpo, ma molto spesso la zona colpita è sempre quella o delle dita oppure del tallone. E sono sempre le due polarità, no? La parte alta legata all'energia mentale, legata all'energia yang, e la parte bassa legata all'energia yin, legata all'energia più profonda. A seconda di dove si manifestano le ragadi, possiamo intanto pensare a che cosa sono, no? Perché pensare in modo analogico tante volte può essere anche semplice se ci abituiamo. Quindi la ragade è un taglio, è una spaccatura, è qualcosa che la pelle mette in atto per andare magari in profondità e per poter risoluzionare questa cosa. Per quello che è la mia esperienza, ho visto che le ragadi possono essere delle manifestazioni che durano temporaneamente. E come le possiamo interpretare? Le possiamo interpretare come se fossero delle trasformazioni, come se la persona in quel momento stesse vivendo un momento di cambio, di trasformazione. E nel momento in cui riesce a trasformare qualcosa della sua vita, tante volte la manifestazione si risolve. Questa cosa l'ho osservata soprattutto quando le donne sono in gravidanza. Molto spesso in gravidanza si manifestano proprio nella zona del tallone, che rappresenta, abbiamo detto, l'aspetto sessuale genitale, e in questo caso è molto coinvolto, e rappresentano anche la parte femminile. In quella fase della donna, nella fase della gravidanza, avviene a livello fisico una trasformazione importante, che però si risolve poi con la nascita e quindi tante volte le ragadi poi, finita la gravidanza, sono risolutive. Perciò questa cosa mi ha dato spunto di osservazione anche quando non c'è la condizione della gravidanza, che la persona sta vivendo un momento di transizione e di cambiamento, quando la ragade però ha una temporalità e quindi ha un suo ben tempo definito, si manifesta e nello stesso tempo guarisce. Quando la ragade invece ha una natura cronica e quindi i talloni rimangono sempre segnati, quello che possiamo chiederci o osservare della persona che ha le ragadi è se fa fatica a fare questo cambio, fa fatica a trasformare profondamente qualcosa di sé. Questo è un modo che ci permette di avere altri strumenti di osservazioni rispetto alle dinamiche a cui veniamo facilmente, diciamo, incontro nella vita. È un modo diverso di pensare. Va al di là della sintomatologia, va al di là della superficialità di quello che può essere l'evento che stiamo vivendo. Comprenderlo profondamente, andare a vedere a livello comportamentale quello che sta avvenendo nella nostra vita, ci permette di mettere insieme più pezzi e di risolvere alle cose queste dinamiche. E i piedi, come al solito, ci possono essere molto utili perché, sia per quello che riguarda le ragadi che per quello che riguarda la verruca, a seconda di dove si manifestano, ci possono dare indicazioni precise, perché possono essere anche coinvolte in un ben determinato punto del piede, dove magari c'è posizionato un organo anche, per esempio nella zona plantare, sul piede sinistro, se avviene una verruca nel cuscinetto metatarsale in direzione del quarto dito, abbiamo un punto importante che è il punto di cuore e quindi la verruca potrebbe dare segnali rispetto all'aspetto emotivo
che rappresenta il cuore rispetto al livello affettivo-sentimentale, magari di qualcosa che teniamo nascosto, qualcosa che non abbiamo espresso e quindi si manifesta una sofferenza a livello del corpo. Il corpo comunica i nostri disagi. Il piede, che fa parte del corpo e del suo riflesso, è proprio la nostra guida, il nostro maestro. Quindi osserviamo i nostri piedi, osserviamo le manifestazioni e non cerchiamo di avere soltanto il desiderio di risolverli al più presto, cioè risolverli presto assolutamente sì, ma comprendendone profondamente i significati e i segnali che ci vogliono dire. In questo modo riusciremo a guarire profondamente da alcune cose che dobbiamo aggiustare nella nostra vita. Spero di avervi dato degli spunti di osservazione interessanti. Vi invito sempre a condividere qual è stata la vostra esperienza. Se avete altre domande da fare rispetto a questo argomento o anche altri argomenti, così mi date anche spunti interessanti per poter proporre altri argomenti. Vi invito a condividere questa diretta e alla prossima volta.